a lei, affidandole le nostre preghiere, soprattutto la liberazione da questo male. Le affidiamo tutte le persone che sono state colpite dal virus. Le affidiamo i medici, gli operatori sanitari, tutti coloro che stanno combattendo in prima linea. Le affidiamo le famiglie, quelle in difficoltà a causa della pandemia. Le affidiamo la nostra comunità, affinché la Vergine Santissima possa continuare a proteggerci in ogni momento. Lo facciamo attraverso la preghiera per i casi urgenti che recitiamo